Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Incidenti, giornata nera sulle autostrade. Perugia, espulsa una coppia di albanesi vicini al Jihad. Migranti, Papa, respingerli è un atto di guerra. Giornata nera per gli automobilisti in viaggio, costretti a lunghe code sulla 1 e sulla 14 a causa di 3 diversi e gravi incidenti stradali. Situazione critica sulla 1, dove dopo 2 sinistri con un morto e 3 feriti si sono registrati chilometri di coda e malore tra i viaggiatori in fila sotto il sole. Disagi anche sulla 14 a causa di un incidente con un morto e 3 feriti, uscita di Ancona Sud chiusa e code per chilometri. Una coppia di albanesi di 32 e 23 anni, residenti in provincia di Perugia, sono stati espulsi per motivi di prevenzione del terrorismo. Secondo quanto emerso, la coppia aveva abbracciato la Jihad e stava facendo proselitismo. Il provvedimento è scattato sulla base di un'informativa redatta dalla Digos di Perugia. La coppia è stata ricondotta in Albania dai poliziotti. Questo è un atto di guerra, questo si chiama violenza, si chiama uccidere. Non usa mezzi termini Papa Francesco per condannare chi respinge i migranti provenienti in massa dal mare, facendo l'esempio concreto del popolo Rohingya, musulmani in fuga dalla Birmania e costretti a restare nell'oceano indiano. Questo, sottolinea il pontefice, è l'esempio di un conflitto non risolto, questa è guerra, questo si chiama violenza omicida. È morto Renato Zangheri, sindaco di Bologna dal 70 all'83 e dirigente del PCI a fianco di Berlinguer. A lui Bologna deve moltissimo per essere diventata modello nella crescita del welfare, per aver valorizzato il decentramento e per aver rappresentato il volto migliore delle istituzioni negli anni del terrorismo, le parole di commiato del primo cittadino del capoluogo emiliano, Virginio Merola. Rapina con fuga nelle fogne. 4 ladri hanno colpito la gioielleria Bulgari di via Filangieri a Napoli e sono poi riusciti a scappare attraverso le fogne con la refurtiva. All'interno del negozio erano presenti solo i proprietari, in quanto l'esercizio non era ancora aperto. I rapinatori non sono riusciti a prendere i pezzi più pregiati, perché sistemati in vetrine protette. Il danno è stato quantificato in circa 5.000 euro. L'azione dei rapinatori è stata interrotta dall'intervento di personale di vigilanza privata e dei carabinieri. Sono i tedeschi del Bayer Leverkusen, i rivali della Lazio per i play-off di Champions League. Il sorteggio di Nyon mette dunque i biancocelesti di fronte alla squadra guidata da Roger Schmidt, che ha chiuso l'ultima Bundesliga in quarta posizione. La gara di andata si giocherà all'Olimpico, con ritorno in Germania.